Ciao, benvenuto sul mio canale, mi chiamo Carlo. Oggi studiamo questo groove in slap che hai appena ascoltato. Partiamo con un Mi, tasto 7 corde di La. Il primo colpo ho fatto con il thumb, quindi con il pollice. Poi ho due strappati, Do diesis e Re, che sarebbero la sesta maggiore e la settima minore dell'ipotetico accordo di Mi. Ho doppio strappato, quindi lo puoi fare sia con indice e medio oppure due con l'indice. Poi cado sul Re con una, io la chiamo acciaccatura, può essere, cioè uno strappato ghost note che cade, fatto sulla corda di Sol, che va a cadermi sulla nota Re fatta con il thumb. Quindi esce fuori questa cosa. Questo è un sedicesimo, l'ho strappato. Ok? E questo è il battere. Sul Re andrò a strappare le due note di prima, che però in questo caso, avendo una tonica di Re, avendo un accordo di Re, andrò a suonare la settima maggiore e la tonica, e l'ottava superiore. Piccola parentesi, per quel che riesco cerco sempre di dare dei nomi o comunque dei gradi rispetto a un accordo. In questo modo, quando andrai a spostarlo di tonalità oppure quando creerai un tuo riff, andrai a pensare appunto ai gradi che compongono l'accordo e quindi potrai usare quelle note. Cadiamo in Do diesis, sempre con l'acciaccatura fatta con il pluck, quindi partendo da capo, Re. Sul Do diesis, sto 4, corda di Sol e un Si naturale. Devo fare colpirlo due volte. Il primo è levare di ottavo, quindi un ottavo. Ta, ta. Il secondo è un levare di sedicesimo. Ta, ta, ta. Ok? Gli ultimi due quarti vado a completarli con La vuoto, fatto con il pollice. Poi uno slidino dal La che arriva fino al Si e uno strappato Re, pluck, corda di Sol, tasto 7. Andiamo a suonarlo gradualmente un po' più piano. Grazie per aver visto questo video. Qui sotto in descrizione troverai il link per andare a vedere delle preview di questo metodo Advanced Slap Bass Groove, di cui questo è l'esercizio numero 1. Quindi dai un'occhiata al mio lavoro, metti un like e condividi se ti è piaciuto. Grazie, ciao, al prossimo video.